salirà a bordo oppure è ufficiale che non salirà? È possibile anche che non salgo a bordo, ma in questo momento si sta muovendo il Presidente del Parlamento, tutto l'Europarlamento, si sta muovendo anche il Commissario Avramopoulos che è stato informato di quello che sta succedendo qui e quello che è assurdo è che possa essere negato a un deputato di poter svolgere il proprio lavoro. Chi lo nega? La prefettura di Siracusa, ma anche il comando generale delle infrastrutture e trasporti. Noi abbiamo inviato tutto per iscritto e sicuramente il materiale e la risposta che abbiamo ricevuto ci servirà nelle sedi Con quale opportune. motivazione non la fanno entrare? Questa poi verrà spiegato più avanti, con la spiegazione del cordone sanitario, ma che non può impedire al deputato europeo di poter salire e di poter andare nei luoghi anche dove la libertà delle persone, anche dove le persone vengono privati della loro libertà. Siamo sempre andati ovunque, negli ospedali, nei carceri, nei centri di detenzione. Questa non è una motivazione sufficiente. Se il governo è inadempiente, così come è inadempiente in questo momento perché non garantisce lo sbarco di 47 persone, tra cui 15 minori, è importante e fondamentale che si assumano le loro responsabilità i presidenti di Camera e Senato. A Fico e Casellati, noi parlamentari del Partito Democratico, chiediamo non solo di prendere posizione, ma di assumere un'iniziativa immediata per realizzare anche un controllo parlamentare di quella violazione sistematica dei diritti che sta accadendo sulla vicenda Sea-Watch.